Siamo a Palazzo di Città, a Mineo, ecco, e siamo nel pieno delle festività della Santa Patrona, Santa Agrippina, e siamo in compagnia del sindaco, dottoressa Anna Luisi. Come sta, sindaca? Sindaca! Sindaco, lo sa che io preferisco... Poi quindi siamo d'accordo. Signor sindaco. Vabbè, esattamente, sto molto bene, la ringrazio per essere qui stasera. Lei è sempre molto gentile nel voler essere presente a Mineo in occasione dei festeggiamenti della nostra Santa Agrippina. Allora, senta, prima di parlare della festività di Santa Agrippina, che infatti faremo anche col comitato dei festeggiamenti e con il parroco maggiore Don Santo Galese, ecco, ma piccoli cenni, l'attività amministrativa della città di Mineo in questo momento. So che avete fatto uno stravolgimento di giunta, avete forse un unico caso in Italia, una giunta al contrario. Solitamente si tende la legge a preservare la presenza femminile, di genere si dice, no? Il problema a Mineo si è posto al contrario, mancava il maschietto, l'avete trovato però uno, quindi c'è una giunta tutta al femminile, non solo i sindaci ma anche tre assessori femmina, sì, e un solo maschietto, diciamo tutto al contrario. Com'è andata sta cosa? Casuale o voluta quasi? Diciamo sia l'uno che l'altro, avevamo necessità di un assessore tecnico, migliore occasione è quello dell'architetto Filippa Grasso, la quale poteva dare un apporto importante per le opere che vogliamo realizzare, ma allo stesso tempo è una donna e quindi a me fa piacere poter avere e poter dire che abbiamo la giunta più femminile d'Italia. La quota azzurra è rappresentata dall'assessore, l'ex maresciallo Giuseppe Bonanno, che sa e lavora molto bene. Che per stare al gioco, alla presentazione si è presentato con una polo di colore rosa. Decisamente, rosa shock, proprio per, in onore diciamo, di questa giunta al femminile. Effettivamente è qualcosa di risultato, una foto simpatica che poi è stata riportata anche sui giornali, proprio perché faceva capire in maniera scherzosa, perché chiaramente l'assessore Bonanno si è voluto prestare a questa foto alquanto simpatica. Sì. Io sono una persona certamente intelligente per stare a questo. Senta, ma al di là di queste così battute simpatiche, di note di colore, diciamo, no? Ecco, vediamo un po' a rassegnare un po' l'attività amministrativa, le cose più salienti. So che avete esitato il bilancio previsionale 2017. Sì, sì, tra l'altro siamo uno dei pochi comuni che hanno approvato il bilancio ed a differenza ad esempio del Calatino, credo di essere, che forse siamo i primi ad averlo approvato, e questa è un'ottima cosa perché ci permette di lavorare e di realizzare quelli che sono gli ultimi atti progettuali. Inoltre abbiamo ottenuto, dopo le varie richieste fatte già appena insediata, un compenso per la presenza, per il disagio a volte determinato dalla presenza innumerosa dei migranti, tant'è che abbiamo avuto 800.000 euro proprio in compensazione per questo. Somme che impiegheremo per realizzare diverse opere pubbliche, partendo dalla villa, dalla Bambinopoli, dove rimetteremo tutti i giochi nuovi, quindi faremo contenti i bambini, risistemeremo le strade, faremo tutto ciò che sarà necessario per rendere sempre più bella la nostra Mineo. Della serie non tutti i mali vengono per nuocere, va? Sì, esattamente. Io da sempre ho voluto portare avanti... Diciamo che Mineo, scusa se la interrompo, prego, dal punto di vista dell'immigrazione si trova sotto i riflettori, diciamo, mediatici, ed era giusta anche questa gratificazione, dai. Sì, sì, decisamente, perché in effetti noi facciamo degli sforzi in più che possono essere dal fatto che, essendo presenti i migranti anche nella città, è più facile che potessero gettare una carta, o comunque era necessario garantire dei servizi che adesso potremmo garantire meglio grazie a questa forma di compensazione che ci fa capire come Mineo finalmente andava premiata, e di questo veramente ne sono fiera. Dove i sacrifici, dove le varie richieste che ho sempre fatto anno per anno al Ministero, e questo veramente mi rende soddisfatta, e credo che renderà soddisfatta anche i nostri cittadini. Beh, per una città, per la popolazione di Mineo, 800.000 euro sono una cifra.
importante. Sì, sì, anche se in effetti possiamo dire che da quando mi sono insediata nel 2013 eravamo indietro nei pagamenti, o meglio, questa è un'eredità che abbiamo avuto, indietro nei pagamenti delle ditte di circa 2 anni. Abbiamo cercato di ridurre sempre più i tempi e lo stiamo facendo ancora di più, facendo sì che una parte di questa somma servirà a far sì che possiamo finalmente azzerare, o comunque far sì che i tempi di attesa delle ditte che ci danno fiducia siano sempre minori. Allora, Sindaco, siamo in piene festività, vediamo qui la città di Piazza Buglio stracolma di luce, questo bellissimo tunnel quest'anno, sì, in onore di Santa Agrippina. Ecco, come la città istituzionale sta vivendo questo momento? Ecco, ormai siamo al rush finale che si concluderà domenica 27. Sì, noi Mineo siamo tutte donne, quindi quasi anche Santa Agrippina, anche Santa Agrippina, la nostra patrona, è una donna. Sì, la stiamo vivendo molto bene. Sabato c'è stata l'apertura proprio dei festeggiamenti ed è stata ben riuscita ed è effettivamente bello il gioco di luci e ricco il ritmo di musica. I fuochi pirotecnici sono stati meravigliosi e di questo ringrazio il nostro bravo concittadino D'Amplo, che ci stupisce sempre ed è veramente molto molto bravo. Quindi abbiamo aperto i festeggiamenti veramente alla grande, per poi proseguire domenica, ieri, con la processione, con la presenza anche del nostro commissario. Ricordo, noi non abbiamo più un consiglio comunale che viene sostituito però dal commissario. La sua presenza ha dato modo, insomma, di sottolineare come anche lui ci tiene al paese e quindi la sua presenza per noi è stata importante. Una bella processione, tanta partecipazione, ma la cosa sempre che mi stupisce è la messa in piazza. E sul palco viene celebrata in piazza la messa. La messa dove c'è, sì, è stata celebrata ieri ed è bello come c'è una grande partecipazione, la piazza si riempie e c'è un silenzio, un religioso silenzio, tutti partecipano alla celebrazione della messa ed è questo fa capire come effettivamente la festa di Santa Agrippina è molto sentita, non soltanto dal punto di vista folcloristico, di festa, ma anche dal punto di vista religioso, e questo veramente dà onore a tutti noi. Allora, cosa augurarle? Buona festività di Santa Agrippina, questa è forse l'ultima festa, almeno per questo quinquennio amministrativo. Sì. Come la sta vivendo? La vivo bene, con grande emozione, come l'ho sempre vissuta, perché io comunque sia, o da sindaco o da semplice cittadino, la vivo sempre con grande emozione, perché sono devota da bambina. Da noi per esempio c'è l'usanza che i bambini vengono spogliati a Santa Agrippina. Lei ha avuto questa... Sì, sì, anch'io, quindi io sono stata affidata a Santa Agrippina e quindi sono molto devota e lo sarò sempre in qualsiasi veste. Questo è uno dei momenti più belli quando esce il giorno 27 il simulacro di Santa Agrippina, vedere queste mani protese con i bambini svestiti che vengono offerte. Un momento emozionante che l'anno scorso abbiamo vissuto e che quest'anno vogliamo rivivere, e invitiamo tutti ad essere presenti a Mineo, a parte che poi potete vedere le riprese della nostra emittente sia il sabato 26 con, come si chiama, quella degli scalzi. Sì, i nudi, perché in realtà quando ci fu un forte terremoto, quello dell'11, sì, ecco, sì, esattamente, in quell'occasione fuggirono gli uomini così di notte, così come erano vestiti. Anche le donne forse, ma potentemente scappano soltanto, solo i maschietti. Sì, scapparono tutti chiaramente, però nel loro caso scapparono, in genere vestivano con una magliettina, insomma, e quindi... Con le sottane. Con le sottane, ma non era carino per le donne fare la processione così, no? E quindi anche le donne, c'è qualche donna, e solitamente questo dei nudi sono tutti uomini, tranne qualche bambina, però di tanto in tanto, e sembra che anche lì vogliamo gradualmente cambiare la tradizione, c'è qualche donna che partecipa anche lei con i calzoncini e la magliettina bianca. Sono convinto che storicamente la notte di quel nefasto 11 giugno o gennaio del 1693 scapparono, così come erano a letto, non solo gli uomini ma anche le donne, diciamo, quindi sarebbe anche giusto
che questa tradizione fosse un po' più veritiera. Sì, anche se effettivamente le donne fanno un'altra processione scalze, mentre invece quella è una prerogativa maschile dove si effettivamente si offre questo viaggio, non lo chiamiamo così, proprio per avere in cambio, soprattutto per riconoscenza a Santa Agrippina. Comunque queste sono discussioni di lana caprina, naturalmente ci siamo dilungati, per cui possiamo chiudere questo incontro col sindaco, l'avvocato Anna Luisi, sindaco della città di Mineo. Le auguriamo buona festività di Santa Agrippina, ci vediamo nei prossimi giorni, auguri. Grazie, a presto e viva Santa Agrippina.